dimostrazione di una sordità del palazzo politico e anche sindacale di fronte a quello che sta succedendo nel paese. Noi non ne possiamo più. Non siamo d'accordo su questi ragionamenti, su questo modo di ragionare che c'ha questa trinità, mercato, competitività, produttività. Non è più questo che fa funzionare il paese. Noi non siamo d'accordo di buttare via i soldi in questa opera e di tagliare le pensioni a chi piglia 1.000 euro netti al mese. Questo scandalo anche per la democrazia. Io non voglio vedere con le pelle, non voglio vedere con i fermi, io non voglio fare un'assemblea dentro i senti spaltando gli specchi. Questa non è democrazia. Non si può accettare, non voglio neanche discutere del perché delle ragioni di chi ha cominciato prima. Non voglio vivere in un paese dove una valle deve essere occupata militarmente per difendere una cosa. No, noi vogliamo il buon lavoro. Vogliamo un lavoro che ha dignità, che serve a far star bene le persone, che serve a salvaguardare l'ambiente, la sicurezza delle persone, non un lavoro pur che sia. Non vogliamo le grandi opere, vogliamo le piccole opere quotidiane, rifare le scuole, gli ospedali, le strade. C'è uno strano modo di rapportarsi oggi ai cittadini. Tra le istituzioni e i cittadini ci sono questi poliziotti antisommossi. C'è il manganello inconsapevole. Il manganello inconsapevole e bastona un po' tutti, tranne una categoria di persone. Ha bastonato gli operai di Pomigliano, ha bastonato gli studenti per la legge Gelmini. Ha bastonato i pastori sardi perché avevano scoperto che le pecore arrivavano dalla Romania, prendevano la cittadinanza in Sardegna, facevano il pecorino sardo in Romania. Allora, li hanno fermati a Civitavecchia, hanno bastonato i sardi, che per bastonare un sardo ci vogliono dei manganelli speciali, e li rompono con la faccia. Gli unici che si erano dimenticati nella lista erano i pensionati e gli anziani. I pensionati e gli anziani sono stati rapportati con le forze dell'ordine attraverso delle armi straordinarie, di una tecnologia straordinaria. Sono le armi di gas, questi gas strani, AC e DAC. Il composto è vietato dalla convenzione perché è giudicato un composto sopra, poi non capisco le ore che pagano poi, bisogna di andare avanti così. Vietato a base di cloro e zamezinfluorine e tetramondina, che è un gas irritante, cancerogeno, mutageno. C'è stato un bellissimo discorso di una persona che non credo si chiami Cinzia, la signora che noi abbiamo messo sul blog, firmata, ringraziata pubblicamente, che è un discorso perfetto, con le forze dell'ordine schierate lì che stavano a sentire come degli alunni, come degli scolaretti, e siamo di fronte a degli scolaretti. Allora io sono gente impreparata, non sa esattamente, li hanno convinti che voi siete i valigiani contro, come ho detto, Cremaschi, contro il progresso, non sanno esattamente cosa sia questa operazione di TAC, di portare merci a 300 all'ora, dove, da chi, come, quando il commercio di merci e il trasporto di merci sta calando da 10 anni. Sono i famosi sogni degli anni 70-80 di portare merci da qui a là, corridoio 5, dagli Urali, l'Expo, esporre le merci, in modo che tutto il mondo venga a vedere delle merci. Qua non abbiamo delle tecnologie meravigliose, tecnologie che ho visto anche espresse nella Val di Susa, perché contro i gas voi avete dei mezzi tecnologici straordinari che sono i limoni. Hanno riempito di limoni, ma appena vedi una nuvola di gas ti spruzzi una limonata in faccia. Perché la Costituzione non prevede che sia obbligatorio discutere le leggi popolari in Parlamento. Quindi o ci mettiamo in testa che dobbiamo agire su queste cose qua con altri mezzi di lotta. Sono con voi a prendermi i fumogeni,
per l'amor di Dio, ma dobbiamo nel contempo trovare altre strategie. Abbiamo la rete, abbiamo tecnologia, abbiamo dei ragazzi straordinari del movimento che sono con voi da sempre, abbiamo anche i sindacati che si sono resi conto che oggi ci sono i cittadini e non ci sono gli intruppati. Abbiamo delle belle cose da fare. Se non ci scontriamo in Europa, vi garantisco che troveremo un modo di andare all'ONU per i diritti dell'uomo. Qui siamo in uno sconvolgimento del diritto di una cosa normale, il diritto del territorio delle persone. Quindi agire con furbizia, agire con furbizia. E allora il lavoro che ha fatto quella signora Cinzia davanti ai poliziotti è stato un lavoro straordinario di convincimento, perché non ci credono neanche loro. Neanche loro vengono qua, li hanno chiamati da fuori per togliere la probabilità che uno massacri magari il zio, lo zio o la nonna. Ma vedere delle persone anziane con i lacrimogeni, piangere, i buttati in terra, vedere dei poliziotti che cadono nelle tende, non era mai successo nella storia di questo paese. Strategia, io arrivo dall'Europa, sono stato in Spagna, stanno occupando le piazze, dalla Spagna andata a Brighton, in Inghilterra, in Germania, si sta, in tutto il Maghreb è in evoluzione attraverso la rete, ragazzi che cominciano a occupare tutti i giorni una piazza e stanno lì, bisogna forse cominciare da lì, cominciare a farci vedere che ci siamo, cominciamo a occupare i mezzi di informazione. Cazzo, la rete deve far fuori questi mezzi di informazione, non è più possibile, la televisione non c'è più nulla. Qualche minuto, se volete sapere, ne abbiamo in tempo reale. Quindi vi abbraccio a tutti e ci vediamo. Grazie. Molto utile. Gran caldo.